scandalo Inter, Zhang e Oktri in guerra, Lautaro e Barella sul filo del rasoio. Il mistero avvolge l'Inter mentre il tempo scorre inesorabile. Il conflitto tra Zhang e Oktri getta un'ombra oscura sul futuro del club, con conseguenze drammatiche sui contratti dei suoi gioielli, Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare click sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Le trattative sono bloccate, come il tempo in una stanza senza finestre. La resa dei conti tra Marotta e i nuovi poteri è imminente e mentre le voci di corridoio sussurrano di accordi multimilionari, i tifosi tengono il fiato sospeso. Madrid è stato il palcoscenico di una convergenza inaspettata, dove i destini di Lautaro e Barella si sono intrecciati in un gioco pericoloso di cifre e contratti. Mentre i negoziati si infiammano, gli occhi del mondo calcistico sono puntati su di loro. Le cifre sono da capogiro: 9 milioni per Lautaro, 7 milioni per Barella. Ma non è solo una questione di denaro, è una lotta per il controllo, una battaglia per il cuore dell'Inter. Marotta cerca di mantenere la calma, ma il caos è alle porte. Mentre la partita si fa sempre più dura, il destino dell'Inter pende su un filo sottile. E con la festa a scudetto che si avvicina, i festeggiamenti sono offuscati da un'incertezza crescente. La mossa di Zhang è audace ma rischiosa, mentre Oktri aspetta nell'ombra, pronto a prendere il controllo. E nel mezzo di tutto questo, i giocatori aspettano, pronti a saltare sulla nave che sembra sempre più vicina al naufragio. Ma c'è di più dietro le quinte. Il futuro dell'allenatore è incerto. Inzaghi gioca d'azzardo, aspettando il momento giusto per rivelare i suoi piani. E mentre l'Inter si aggrappa alla speranza, gli squali del calcio circondano la squadra, pronti a colpire in un momento di debolezza. La domanda rimane sospesa nell'aria. Chi avrà l'ultima parola in questo dramma calcistico? Scrivete nei commenti i vostri pensieri. E mentre i tifosi si interrogano, l'Inter rimane in bilico, sospesa tra il successo e il fallimento, nell'incertezza di ciò che il futuro potrebbe portare.